Oggi mostrerò il posizionamento dei nostri continenti. Era uno dei pezzi del puzzle che mancava. Di conseguenza sarò in grado di mostrarti come si muove il Sole attraverso i continenti. L'unica cosa che ovviamente ho è la mappa della Luna. Te l'ho già mostrato in un video precedente. Ho preso il nostro cratere sul Picius Gallus M e ho realizzato in Photoshop un modello tridimensionale. Metà del cratere sembrava essere una copia esatta della mappa dell'Antartide. Ma la gente diceva, oh, sta inclinando e capovolgendo orizzontalmente, è una frode. Beh, ho lavorato con le mie capacità software in Blender, così ora posso mostrarti che non sto inclinando o girando nulla. Così ora sappiamo che metà del cratere è l'Antartide. Ma per quanto riguarda l'altra metà? Mettiamoci i continenti, così come ci sono stati presentati. Ma il problema ovviamente è che ora siamo in una terra vuota e metà del cratere è ghiacciato. Quindi diamo un'occhiata alla mappa che ci è stata presentata. Bene, è corretto, si potrebbe dire. Ma abbiamo due problemi. In primo luogo il problema della terra vuota e in secondo luogo dai un'occhiata all'Antartide. Questa è ovviamente una prospettiva sbagliata. Ma fortunatamente abbiamo un secondo indizio. Abbiamo la mappa di zio Walt. Come ti ho mostrato in un video precedente, la mappa del mondo di Disney è l'esatta copia del nostro cratere. Ma dove ha preso questa informazione lo zio Walt? Bene, zio Walt si era fatto degli amici come il buon nazista Werner von Braun. Come sai, i nazisti furono i primi a vedere il nostro cratere dallo spazio e sicuramente avrebbero filmato tutto. Prendiamo la mappa di zio Walt e mettiamoci sopra i continenti. Oh, stai distorcendo e capovolgendo. Bene, ecco la prova. Si tratta ovviamente di prospettiva. Facciamo lo stesso trucco alla mappa del mondo di Disney. E quello che noti ovviamente è che le Americhe sono capovolte verticalmente. Dai uno sguardo alla prospettiva dell'Antartide e nel centro dell'Antartide ovviamente hai il centro magnetico nella mappa del mondo di Disney. È il posto dove si trova la statua di Adolf, voglio dire, Walt Disney. C'è una sorprendente somiglianza tra Adolf Hitler e Walt Disney. Trovo tutto questo molto interessante, che è tutto cibo per i rompiscatole della cospirazione, ovviamente. Ma torniamo alla madre di tutte le bufale. La scoperta delle Americhe. Quando vedi le croci templari, naturalmente, sai cosa sta succedendo. Quindi, non è scoprire le Americhe, è riposizionare le Americhe. Ok, è tutto molto bello, ma come potresti volare intorno alla Terra, in tutto il mondo, senza notarlo? Lascia che te lo mostri con una vista tridimensionale. Così prendi un aereo a Bruxelles e voli in tutto il mondo.
Quindi, cosa stavi facendo? Hai volato in tutto il mondo in un anello di Moebius. Ecco, quindi questa sarebbe la vera mappa del mondo. E come voli attorno al mondo? Ebbene, giri la mappa. Molto semplice. Guardiamo alcune prove aggiuntive. Dentro la mappa del cratere, metti dentro i continenti e ingrandiamo per dimostrare che non sto inclinando. Dai un'occhiata agli altipiani. Mettici dentro dell'acqua per renderli più visibili. E lì vedi il punto più alto delle montagne, che corrisponde esattamente alla posizione del monte Everest. Ora ovviamente dirai che c'è un problema. Se capovolgi verticalmente le Americhe, avrai due poli nord e due poli sud, quindi è impossibile. Beh, ho una notizia per te. Noi abbiamo due poli nord e abbiamo due poli sud, il polo magnetico e quello geografico. Che strana coincidenza. Ma perché così? Bene, torniamo alla teoria della pallina. Se fossimo su una pallina, avresti un polo nord e un polo sud. Ma poiché è una frode, non puoi navigare dall'Alaska alla Siberia. Devono creare due poli nord e due poli sud. E poi inventano qualcosa del genere. E tutti i grandi scienziati, naturalmente, ci credono. Sì, vero. Abbiamo due poli nord e due poli sud. Che scherzo. Cerchiamo quindi di tornare al mio modello e giriamolo di nuovo verticalmente. Ma ora dirai, ehi, che mi dici del tuo polo nord e del tuo polo sud? Beh, penso che non si tratti di poli, ma di linee. Hai una linea nord e una linea sud. Così, per le persone che hanno visto il video precedente riguardo all'energia a PEP, mettiamo l'energia a PEP in cima al nostro cratere e mettiamola in cima alle linee nord e sud, che sono responsabili di questo movimento. Penso che i 30.000 collisori di adroni stiano piegando l'energia. Prendiamo le due linee e mettiamoci sopra delle stelle di Salomone. Diamo ora un'occhiata alla mappa mondiale delle centrali nucleari. Che strana coincidenza. La maggior parte delle centrali nucleari sembra essere localizzata al centro della stella di Salomone. Tranne che se lo giri a destra, finisci in Giappone. Forse il disastro di Fukushima aveva qualcosa a che fare con la supposizione? A questo punto comincio ad avere i miei dubbi sulla spiegazione scientifica della divisione dell'atomo. Nella parola atomo stessa, atum, parola d'ordine uranio, penso che stiano usando vecchie tecniche.
sembra come una polvere nucleare, è come fumo grigio che viene verso l'edificio. Ora che conosco la posizione dei continenti, posso iniziare a cercare la luce, il sole. In un video precedente ti ho mostrato che probabilmente abbiamo bisogno di due soli per creare i fusi orari come li conosciamo. Quindi ora ci sono due possibilità, un cerchio grande con due soli o due piccoli cerchi con un sole. Ma poi ho pensato, beh, il sistema di Salomone, la stella Salomone, ha due soli, due lune e due zeri Solomon. Quando prendo questo tipo di stella di Salomone, tutto sembra funzionare perfettamente. Proviamo ad animare questo. Mettiamo i continenti nel cratere e con un'altra illuminazione puoi vedere che metà del cratere è l'Antartide. Ingrandiamo il cratere e inseriamo il primo sole. Entrando nelle Americhe, uscendo dalla Groenlandia, entrando in Africa. Ma ora avrai bisogno di un secondo sole. Eccolo. Ora puoi fare un giro completo con i due soli. Spegnendo la luce generale, ora puoi vederlo più chiaramente. Ma ovviamente ci sono due sovrapposizioni di Salomone nei due continenti. Quindi penso che queste due stelle di Salomone insieme stiano creando le cupole e il movimento della luce in essa, e insieme creano una sorta di modello, penso. Forse la ruota di Ezechiele? Non lo so. Ora diamo uno sguardo di nuovo al nostro cratere. Quindi questo è il posizionamento dei nostri continenti. La conclusione principale è che le Americhe sono capovolte verticalmente. Ora probabilmente ti chiederai, perché mai fare qualcosa del genere? Capovolgere un continente, mettere le persone su una pallina blu, perché dovresti nascondere la terra più grande? Diciamo che vuoi sbarazzarti di un gruppo di scimmie selvatiche. Costruisci una prigione e le metti lì dentro. Poi selezioni le scimmie più psicopatiche per governare questa prigione e la rendi comandante in campo. Queste scimmie venderebbero la loro madre per il proprio guadagno personale. Ma di nuovo, queste scimmie stanno causando molti problemi. Quindi hanno questa brillante idea di ipnotizzare le scimmie facendole credere di vivere su una pallina blu che vola nello spazio. Nessun motivo per scappare ora. Dici loro che possono scegliere il loro leader. Nessun motivo per ribellarsi ora. E una volta ogni tanto, mentre quando le carceri diventano sovraffollate, vengono organizzate una guerra o viene rilasciato un virus, o alcuni terroristi attaccano la popolazione. Tutto questo ovviamente per trattenere le persone nella paura e per impedire loro di pensare. Pensare e realizzare che non sono su una pallina blu.